La risposta di Israele non si è fatta attendere, dichiarando apertamente guerra al popolo palestinese. Nel giro di poche ore ha dato il via a un vero e proprio massacro, con bombe al fosforo, uccisioni di civili, ostaggi, dichiarando di staccare acqua e elettricità a Gaza, cioè a 2 milioni di palestinesi. Mentre governo e opposizioni, in complicità l'Unione Europea e la NATO, difendono il massacro di Israele, oggi siamo qui a lottare a fianco del popolo palestinese, un popolo che da quasi un secolo resiste all'invasione di uno Stato illegittimo e che grazie alla sua determinazione oggi organizza la controffensiva. Free!